saranno delle celebrazioni con questa mostra del cinquantenario. Siamo felici di essere parte di questo racconto e siamo felici che questa, diciamo, conclusione avvenga in un museo che rende onore a Picasso anche un po' per la sua storia e per il modo in cui Picasso si è lasciato influenzare. È una mostra, diciamo, che ci permette di valorizzare, oltre a dei prestiti autorevolissimi che verranno raccontati più tardi, un'opera su tutte che mi viene in mente, la Femme Nue di Picasso, che fa parte delle collezioni civiche. Fatemi sottolineare l'importanza di sia il valore scientifico di questa mostra. Non credo che si possa sorvolare su un aspetto così profondo che non sta a me raccontare il suo sviluppo all'interno del percorso di mostra, che appunto insiste su questo punto così affascinante di un Picasso che attinge, che coglie l'essenza, il significato di altre forme artistiche, che guarda ovviamente a quelle fonti primigenie che hanno influenzato in maniera così determinante. Pensiamo, ho citato la famosa, potremmo citare tante altre opere in mostra che sono l'evidenza di questo rapporto così intimo e speciale tra l'artista e le fonti artistiche che lo hanno preceduto. Milano si può dire che sia una città picassiana, perché se ricordiamo nel 1953, 71 anni fa, è stata la prima città a esporre il Guernica dopo la Seconda Guerra Mondiale, grazie a una donna eccezionale come Fernanda Wittgens. E oggi questa città picassiana chiude il cerchio dell'anno Picasso, che è chiuso l'anno scorso, nel 2023. È una opportunità magnifica per l'ambasciata di Spagna di collaborare, di portare avanti questa idea di diplomazia pubblica con il Comune di Milano, e anche questa collaborazione pubblico-privata che l'ambasciata di Spagna crede abbastanza, con attori privati e pubblici. Una mostra straordinaria, perché è il frutto di una, non solo di una cooperazione, ma di un lavoro lungo anni di progettazione in una triangolazione che ha avuto l'opportunità di portare qui alcune opere delle più importanti collezioni di questo maestro straordinario. Quindi abbiamo ricordato il Museo Picasso di Barcellona, il Museo Reina Sofia di Madrid, tanti collezionisti privati, la Casa Natale di Malaga, che è un sito straordinario, ho avuto il piacere di vederlo. Si parla tanto appunto di inclusione, di tanti temi. Ecco, questo tocca una corda per noi di Fondazione Deloitte molto sensibile, perché noi crediamo che il binomio cultura-educazione sia un binomio fondamentale e in parte non del tutto valorizzato o esplorato. E quindi, grazie alla capacità dei curatori, grazie appunto alla capacità anche di MUDEC di riuscire a proporre iniziative di grandissima qualità artistica, ma anche di grande stimolo e di attivazione di un pensiero critico, secondo noi è un valore che va sempre sottolineato, ecco, non va mai perso. Ecco, il secondo punto, anche questo è molto legato alla nostra impostazione. Noi siamo fermamente convinti che iniziative di valore o che possono marcare davvero una differenza siano possibili soltanto attraverso un'articolata collaborazione tra diversi soggetti. È stato citato da Federico prima, un po' da tutti, hanno parlato di ambasciata, l'assessore ha parlato di collaborazione tra città, diverse istituzioni museali italiane, spagnole sono già state tutte citate. Questo quindi per noi è proprio, diciamo, un po' l'esempio vivente di come una progettualità nasca e sia pensata proprio a partire dalla collaborazione.
L'impegno di Picasso per l'arte etnica non solo trasformò la sua pratica artistica, ma ebbe anche un profondo impatto sullo sviluppo dell'arte moderna nel suo insieme. Il suo approccio innovativo alla forma, allo spazio e alla rappresentazione ha sfidato le norme artistiche convenzionali e ha aperto la strada alle future generazioni di artisti per esplorare diverse influenze culturali nel loro lavoro. Pablo Picasso subì una profonda fascinazione per l'arte etnica durante tutto il corso della sua carriera. L'interesse per le forme d'arte non occidentali e primitive iniziò all'inizio del XX secolo, in particolare dopo l'incontro con le maschere e le sculture africane al Museo del Trocadéro a Parigi nel 1907. Questo incontro influenzò profondamente il suo stile artistico e lo portò a esplorare nuove forme di espressione. L'artista andaluso ammirava le qualità espressive e il crudo impatto emotivo che questi artefatti possedevano. I principi estetici e il simbolismo culturale dell'arte africana, oceanica e dei nativi americani, ma anche esempi neolitici e proto-iberici dell'antica arte egizia e di quella della Grecia classica, risuonavano profondamente in lui, ispirandolo a sperimentare l'astrazione, la distorsione e la semplificazione nel suo lavoro. Davvero? Questo no. Bellissimo. Inoltre, l'interesse di Picasso per l'arte etnografica è evidente in molte delle sue sculture ceramiche e dipinti successivi. La sua pratica artistica incorporava elementi dell'arte africana, oceanica e dei nativi americani nelle sue opere, sperimentando forme geometriche, figure stilizzate e motivi simbolici. Muchas gracias.